FB Player. Bravi! Bravi! Bravi, questo, bravi, dai! E da lunedì mattina mi alzo alle 6 perché ormai viaggio, perché ho deciso che a 6 mesi alla fine non mi conveniva cambiare scuola, quindi sono ritornato a vivere a Torino perché purtroppo non riuscivo e non volevo continuare a studiare qua a Vercelli. Mi alzo, vado a scuola, finisco alle 2 e poi ritorno a casa e tutti i giorni adesso danno continuità allo studio, cercano anche soprattutto di preparare questo test di medicina che, sperando che mi possa portare al futuro che voglio e che mi sono immaginato e per quello ho fatto questa scelta di abbandonare, diciamo, in maniera così drastica e repentina il calcio. Sono arrivato adesso a gennaio per poter fare una scelta per i diversi impegni e il legame rimane sempre unito, forse il distacco è più materialista nel fatto che non continuerò più ad allenarmi tutti i giorni e forse darò meno energie al calcio e più allo studio, però uno stacco non me la sentivo e non credo di non farlo né quest'anno né il prossimo né gli anni a seguire. E l'ambiente, le emozioni, la tensione un po' prima della partita saranno cose che mi mancheranno e mi stanno già mancando, però purtroppo ho fatto questa scelta e quindi cercherò di sopprimerle in qualche maniera, anche se è difficile da fare tutto ciò. Comunque sono emozioni, sono stati 10 anni di sacrificio che diciamo che in una mia scelta li ho accantonati, anche se mi hanno ovviamente permesso di tirare fuori la mia personalità, di essere cresciuto in questi 10 anni. Quindi non sono accantonati e neanche forse buttati, però ovviamente c'è anche da parte mia un po' di rammarico nell'opportunità che potevo avere e non ho sfruttato appieno per delle mie scelte personali. Sia qua alla Pro Vercelli sia fuori ho trovato tanta gente che invece mi ha ammirato per questa scelta, sia dei miei compagni qua in prima squadra che da quelli della primavera, sia del mister, i portieri, tutti l'hanno apprezzata e tutti hanno detto che ho avuto un grande coraggio a effettuarle, quindi sono stato felice da questo punto di vista. Anche perché mi aspettavo che tutti me la contrariassero, invece tutti me l'hanno supportata.